Iniziamo con la colazione. Questi l'ho presi all'Eurospin o al Lidl, no, forse al Lidl. E questi qui sono ottimi per fare colazione. Sono congelati, li scongeli e ovviamente me ne mangio due. Uno invece è per il mio compagno. Invece qua c'è il cappuccino con il gatto. Adesso ho imparato a fare la schiuma, dato che non ho la macchinetta del caffè, ho fatto la schiuma e il cappuccino. Poi semmai vi farò vedere come si fa il cappuccino. E niente, adesso faccio colazione. Buongiorno! Allora, questa volta inizio a registrare questi vlog perché ho fatto tante cose in questi mesi e non ho fatto vedere più niente. In più sono indietro, ma tanto indietro per farvi vedere i video che ancora non ho pubblicato sul canale, quelli vecchi, e poi vi devo far vedere che cosa ho fatto, ad esempio nel giardino nuovo e non mi ricordo poi altre cose. Ah, sì. Il nuovo armadio che è arrivato, per cui adesso vi farò vedere le clip dove vi lascerò il prima e il dopo del nostro giardino e quello che abbiamo fatto, perché nel nostro giardino c'era tipo una montagnetta dove non era dritto e allora abbiamo scavato per tirare via tutta la terra e diciamo metterlo pari pari bene diciamo il giardino, l'erba. Poi abbiamo comprato i semi e li abbiamo piantati su. Calcolate che ormai è passato quasi 2 mesi, un mese, 2 mesi più o meno, e adesso è cresciuto molto l'erba, per cui adesso, dato che mi sono dimenticata di fare il vlog e di farvi vedere com'è venuto il giardino, anzi come sta venendo, perché ancora non è finito, c'è da cambiare la rete, c'è da mettere da montare le case nuove per i conigli, c'è da mettere la piscina nuova, il tavolo, le sedie, c'è da mettere tutto e ancora diciamo che presto perché siamo a maggio, però verso giugno più o meno un po' di cose arrivano e riusciamo a completare mezzo giardino. Intanto vi lascio le clip del giardino e le clip del nuovo armadio, per cui vi lascio queste due clip, così almeno vedete anche il nuovo armadio che è arrivato. Poi ovviamente vi farò l'home tour quando sarà completa la casa. Mancherà solo la sala, perché la sala c'è solo il tavolo. Infatti io sono in sala, ma c'è solo il tavolo. E poi giustamente mancherà la cameretta. La camera è finita, la cucina è finita, manca solo cameretta, bagno da ristrutturare tutto e sala e anche il balcone, più il giardino, solo che l'home tour ve lo farò proprio tutto completo quando diciamo abbiamo finito tutto, perché il bagno adesso è vecchio, cioè non mi piace, preferisco appunto farvi il home tour della casa quando le cose sono tutte fatte bene, tutto diciamo così. Per quello che sto cercando di non riprendere tutta la casa, perché poi dopo sarà troppo spoiler. Il video della cucina comunque ve l'ho fatto. E volevo dirvi anche solo una cosa, veloce. Ho ricevuto un commento di una persona gentilissima, ma proprio gentilissima, che non ho mai ricevuto un commento del genere, per cui grazie di avermi scritto questo commento, perché cioè, diciamo che non sapevo che le persone, ad esempio, che non sentono, che non vedono, possano vedere, anzi vedono i video su YouTube, specialmente quelli dove, non so, dove uno non riesce a vedere oppure non può sentire, eccetera. Per
Per cui io allora, da adesso in poi no, perché è successo che non ho più Filmora nel computer nuovo, cioè ce l'ho ma devo pagarlo. Non so che cosa ho combinato, per cui alla fine sono bloccata con il programma del computer nuovo. Io adesso sto montando con quello vecchio, ma solo adesso, per cui calcolate che siamo al 3 maggio, non so quando vedete questo video, questo vlog. Comunque ho ricevuto questo commento dove questa persona mi ha scritto di non smettere mai di parlare e diciamo raccontare quello che sto facendo. In poche parole, e anche perché aiuto le persone che non vedono il video, in poche parole, che hanno problemi di vista, per farvi capire i ciechi, no? Tutto qua. E dato che questo commento mi ha aiutato molto, perché a me piace parlare, perché mi piace far vedere quello che faccio, mi piace, diciamo, parlare e dirvi ovviamente tante cose, e quando ho letto questo commento sono rimasta felice perché ho detto allora, cioè quando parlo a molte persone piace quello che dico, in poche parole, e anche quando parlo, e per cui quando riuscirò anche a mettere a posto il mio programma sul nuovo computer, metterò anche i sottotitoli, così almeno le persone che non possono sentire il video possono leggere i sottotitoli quando io parlo. Per cui sia quando non riescono a vedere che sia quelli che non riescono a sentire. Faccio così, così almeno posso aiutare le persone, quelli che vogliono vedere il video o ascoltare il video. Io dico questo perché ho ricevuto commenti negativi sul fatto ma parli troppo, non piace che parli troppo perché i video durano troppo, eccetera. Allora, se io la penso così, se uno non piace la persona, la persona che fa o che parla, ad esempio io, sinceramente vedi il video che dura tanto, allora non aprirlo. Primo. Secondo, a me i video che guardo su YouTube di tante persone sono utili e tantomeno mi rilassano. Uno, perché li guardo. Due, imparo molte cose di quello che fanno e molti consigli. E tre, anche perché rilassa anche quando una persona parla. O tantomeno mi tengono tanto compagnia quei video che durano tanto. Allora, sì, se sono 30 minuti di video è un po' esagerato. Di solito io non faccio mai 30 minuti di video, li faccio una volta ogni tanto, dipende da quello che faccio. Però i miei video, anche se durano quei 20 minuti, massimo 25 minuti, è anche bello secondo me perché tengono compagnia. Per cui non è che li faccio tutti i giorni. E io ho ricevuto questi commenti un po' brutti, dove le persone mi dicevano però parli troppo, non ti voglio ascoltare, eccetera. Va bene. Cioè, chiudi il video e non guardarlo, perché cioè, ma poi molte persone scrivono queste cose cattive sotto il commento, anche per il semplice fatto, cioè, perché dicono, anzi, sinceramente, i commenti negativi, i commenti brutti, offensivi, eccetera, li ricevo solo quelli che non mi seguono sul canale. E io mi domando, ma se te non mi segui sul canale, perché devi criticare, offendere una persona che neanche conosci o tantomeno neanche segui? Perché se, ad esempio, io seguo molte YouTuber, ma non solo YouTuber, anche delle persone seguo, normali, tipo come me, che hanno pochi iscritti, io li seguo, guardo i loro video. Ma non è che sto lì, se non mi piace qualcosa non sto lì a commentare, oppure anche se non seguo quella persona, quel canale, allora devo star lì a commentare per forza, a scrivere cattiverie. Ma davvero? Ma dove siamo arrivati? Cioè, boh, io sta cosa non riesco a capirla. Oh, a parte che mi sto dilungando troppo. Comunque questo video sarà un video di tante clip diverse di quello che ho fatto in questi mesi, che
che non ho pubblicato, per cui vi metto tutte queste clip dentro. Se dura tanto, scusate, scusate se dura tanto questo vlog, ma devo recuperare tutte le clip e tutti i video. Ovviamente se non li metto tutti in questo vlog, li metterò nel secondo vlog. Poi volevo anche dirvi che vi metterò anche le clip dove vi farò vedere l'uovo di, tra virgolette, Pasqua del Milan che avevo preso, però mi sono dimenticata di pubblicarlo, di metterlo su. E niente, io passerò sempre nei vostri, almeno per quelli che mi seguono, io sono iscritta anche al vostro canale, passerò sempre a commentare sotto i vostri video e sempre a guardarli. Per cui ricambio sempre, però ripeto, se nessuno fa lo stesso con me, ad esempio c'è una ragazza, non voglio fare nomi, che ogni tanto guarda i miei video, ogni tanto, prima li guardava sempre, ogni tanto no. Allora ci sta, per l'amor di Dio, che come ad esempio io non ho più tempo di guardare i video, non ho più tempo di registrare, di montare, non ho neanche tempo, cioè io lavoro, vengo a casa e vado a dormire. Questo è quello che faccio io in questi mesi, perché il lavoro che sto facendo adesso è pesante e tantomeno ho solo un giorno di riposo. Il giorno di riposo lo userò per registrare e montare i video. Però dipende, perché ogni tanto quando ad esempio non sono da sola ma c'è il mio compagno, giustamente io prendo, esco col mio compagno e faccio altre cose nel giorno di riposo. Questo giorno di riposo che adesso sono a casa, calcolate che sono da sola, per cui posso registrare e posso montare e pubblicare i video. Per cui vi dico solo che se vedo la persona che è iscritta al mio canale e io sono iscritta al canale opposto e quella persona è sempre presente sotto i miei video a commentare sempre, ovviamente faccio anch'io così, cioè passo sempre nel canale ad esempio tuo e commento sempre sotto i video, li guardo sempre. Anche se non ho tempo, però quel minimo di oretta la prendo per guardare i video degli altri o tantomeno commentare sotto, sempre, lo faccio sempre. Però appunto, ad esempio, questa persona non lo fa quasi mai, lo fa ogni tanto, anzi in teoria ce ne sono due di persone che guardano i video solo quando vogliono, e dico i miei, e non possono pretendere che io poi guardo i loro video se tu non fai la stessa cosa con me. Cioè, capito? Allora, prima le youtuber non si aiutavano a vicenda e non facevano così. Invece noi, che siamo canali piccoli, è meglio aiutarci a vicenda, scambiare, ad esempio, commenti, video, canali, eccetera. Così è più bello e ci possiamo aiutare così, specialmente chi ha proprio gli iscritti pochissimi. Io di solito faccio così. Aiuto le persone, ma ho sempre aiutato le persone. Chi ha bisogno io ci sono sempre e aiuto sempre le persone. Tutto qua. Comunque, prima di mettervi le clip, volevo farvi vedere questi due e questo, perché sono andata all'Eurospin, dove la settimana di aprile c'erano i Simpson di fare la collezione. Io sono andata due sabati e alla fine ho preso Homer, Elisa, adesso li vediamo insieme. E poi ho preso il Kinder Joy di Harry Potter, perché quando ho visto i video sia su tutti i TikTok che su YouTube, che molte persone facevano vedere tipo Harry Potter miniatura, piccolino pop mi sembra che si chiama, allora ho detto no, lo voglio anch'io, ma sarò sfigata come sempre, per cui adesso li apriamo tutte e tre insieme e vediamo cosa troviamo dentro. Per cui adesso li apriamo insieme, così almeno vediamo. Vabbè, questi due so più o meno, ma l'altro sono curiosa, per cui adesso li apriamo insieme. Allora, iniziamo da questo perché sono curiosa, per cui lo apriamo. Allora, questa è la prima volta che io lo compro in tutta la mia vita, perché di solito quando ero piccola li compravo. Allora, questo sarà da mangiare. Prima di sbagliare, sì. Questo da mangiare lo mangio la prossima volta. E invece questo, che sembra pesante, è il regalo. Ti prego, smetti.
È la prima volta che lo prendo, spero che il regalo sia quello che voglio io. No, ho sbagliato. Questo è da mangiare. E l'ho aperto. Bene, vuol dire che lo mangerò dopo. Ho sbagliato, come sempre, non so perché. Perché ho notato qualcosa, allora ho detto è da mangiare, invece è l'incontrario. Ovviamente. E allora non è pesante, perché c'era il cioccolato. Che figura di cacca. Apriamolo. Già non mi piace. Già non mi piace. Una volta l'ho preso, ho detto dai, sarò fortunata a trovare il coso. No. Ho trovato questo per metterlo dentro nei libri, che sembra anche un... sapete cosa mi sembra? Tipo un braccialetto fatto così. Cioè, è carino, ma per quello che l'ho speso. Allora, non so il nome, non so come si chiama. Se siete esperti di Harry Potter, scrivetemi come si chiama. Comunque è un segnalibro, un... sì, un... tipo un righello, più o meno. Comunque io volevo trovare uno di questi. Ma alla fine, con la... sono sempre sfigata. Era difficile trovarlo, ovviamente. Però è carino, non è male. Potrei utilizzarlo, dato che io leggo libri, potrei utilizzarlo. Vabbè. Apriamo gli altri due, vediamo come sono. Allora, ah no, c'è questo qua. Apriamo su Omar. Che carino! No, vabbè, guardate che bello! Che quello... Allora, c'è il pulsantino dietro dove tu schiacci e si muove la mano con la ciambella in mano e lui che sembra che mangia. È carino perché è fatto bene, giallo. Pantaloni azzurri, maglietta bianca, lo descrivo perché così almeno quelli che appunto non possono vederlo almeno sanno più o meno come è fatto. E è molto bello perché c'è scritto anche The Simpson e lo tiene su, molto carino. Pensavo che faceva cagare, invece è molto bello. Adesso proviamo questo che è Lisa. Wow, questo invece gira, c'ha la rotellina qua che voi lo girate e questo gira. Praticamente lei è tutta gialla col vestitino arancione e lo strumento musicale, quello che suona sempre nei video, che adesso non mi ricordo il nome, come sempre. Comunque sono molto carini, peccato che non ho fatto la collezione. Perché solo ogni sabato in aprile c'era, no, questi due, c'era un personaggio dei Simpson che potevi andare a comprare all'Eurospin al supermercato. Peccato perché sono molto carini. Vabbè, allora, a parte questi occhi che cioè, sembrano, sembra che sono spaventati, ma comunque molto carini. Molto belli. Niente, questi sono... quelli che ho trovato quando sono andata a fare la spesa. Volevo aprirlo nel video. E detto questo, io vi lascio tutto il clip. Ho parlato un po' troppo. Comunque, scusate di nuovo. Vi lascio tutto il clip dove vi mostro quello che vi ho detto. E niente, ci vediamo poi dopo, a fine video. Dipende ovviamente quanto dura. Perché se dura tanto lo concludo con le ultime clip e basta, senza che io vi saluto e parlo. Comunque vi lascio tutte le clip. A dopo, forse. Tazzini, guardate.
sono arrivate. Le tazzine della Nutella. Non sulle piastrelle, che sennò non tiene. Ho aperto tanto, va. Questo uovo del Milan e c'è dentro la sorpresa. L'ho pagato 3,99 euro e volevo aprirlo insieme con voi perché ero curiosa di sapere che cosa c'era dentro e anche se vale la pena comprarlo a 4 euro. C'era anche la Juve e l'Inter e poi c'erano altri due uova tipo così, tipo uno dinosauro e l'altro delle principesse, dei ragazzi, delle diciamo bambine e bambini. Invece questo qua è più o meno per grandi, allora volevo diciamo aprirlo insieme a voi. Un po' mi si è sciolto, qua di fuori si è sciolto, comunque di 110 grammi. Apriamolo insieme e vediamo un po'. Non ho mai fatto questo genere di video, ma volevo farlo, cioè in senso metterlo nel vlog.
Poi se lo volete a parte e non nel vlog che io spacchetto, diciamo questi ovetti o anche altre cose, fatemelo sapere. Intanto lo apriamo, vediamo che cosa troviamo dentro, speriamo una bella sorpresa, magari. Ah, aspettate. Allora, non rompiamo tutta la scatolina. Ecco, come non detto, non rompiamo la carta, così almeno metto qua il cioccolato. Allora, vabbè, qua. Questo è l'uovo che si è praticamente sciolto. Dovrebbe essere al latte. Ule! Spero che sia una sorpresa decente. Questa è la sorpresa. Dimmi che non mi ci vuole la forbice, perché sinceramente non c'ho voglia di andarla a prendere. Ok, sono riuscita ad aprirlo. Vediamo che cosa c'è. Allora, da vedere sembra un portachiavi. Ah, bene. Un portachiavi del Milan. Sì, per forza deve essere un portachiavi. Ma proprio quello brutto mi doveva. Cioè, questo è 5 portachiavi antistress. Sono fatti così. Io preferivo sinceramente con lo stemma, o rosso, o bianco, o nero, ma non quello con la scritta. Quello più brutto l'ho trovato io. Vabbè, direi che questa è la collezione dei portachiavi. Io pensavo che c'era dentro qualcosa tipo una sciarpetta o qualcosa del genere, e invece è un antistress perché lo puoi schiacciare, però è leggermente duro. Allora, per 4 euro sinceramente non ne vale la pena, perché è un po', cioè, se devo trovare solo questo, diciamo, portachiave invece di una sciarpa, o cioè una sciarpa in senso una sciarpetta piccolina, magari, e invece no. Vabbè, è carino, perché è carino, può essere utile, però pensavo meglio, molto meglio. Proviamo a assaggiare il cioccolato. Dovrebbe essere al latte. Al latte. Beh, a me il cioccolato è buono. Vabbè, pensavo meglio comunque. Vabbè, allora diciamo che per un regalino a un bambino, secondo me va bene, perché se avete dei figli o volete fare un regalo, secondo me non è male come pensierino a figli, o anche per vostro figlio o vostra figlia. Vabbè, niente, volevo farvi vedere solo questo. Sono un po' delusa, pensavo almeno non con la scritta, invece vabbè, niente. Questo è quello che ho comprato al Bennett.